Buongiorno e benvenuti a Startup Economy, tutto ciò che fa innovazione. Noi qui, a Casa Massarini, da Roma, e invece a Milano c'è Francesco Sacco. Buongiorno Francesco! Buongiorno a tutti allora. Partiamo da una citazione. 1999 William Gibson, famoso scrittore di fantascienza cyberpunk, in una trasmissione radiofonica, dice questa frase che è diventata una citazione quasi obbligata di quel periodo. Il futuro è già qui, solo che non equamente distribuito. Allora eh, sono passati vent'anni circa da, da, da quel momento, internet era agli albori, ci troviamo adesso in una situazione che non è così diversa in fondo, no? ci sono delle zone coperte, delle zone non coperte, a proposito di distribuzione ci sono dei ragazzini di 12 anni che scrivono il code e ci sono invece delle persone che non hanno mai mandato una mail. Il nostro ministro per la transizione e Digitale, Colau, lo vedete qui dietro di me, ha mandato un messaggio all'ONU qualche giorno fa e in questo messaggio dice un po' le stesse cose, dice che c'è ancora un divide, come si chiama, no? una separazione, un gap fra delle fasce diverse di popolazione acuita dalla pandemia e in particolare che bisogna andare tutti quanti verso una inclusione digitale, cioè tutti quanti devono far parte di una connessione generale. Tu che ne pensi Francesco di questo? Che è giusto, però la transizione digitale non è soltanto che tutti quanti utilizziamo il digitale, è cambiare proprio il nostro mondo, ridisegnarlo. Allora l'occasione storica che abbiamo, quella che ha Colau, è non solo quello di togliere la carta e far diventare tutto digitale, ma soprattutto di ridisegnarlo, di farlo diventare più semplice ed è quello che noi ci auguriamo: una pubblica amministrazione, ma anche il settore privato che funzioni come un iPhone, non bisogna leggere il manuale delle istruzioni. Semplice, semplice come in un attimo cambiare un biglietto e ritardarlo, semplice come può essere semplice avere un certificato, comprare una macchina o fare una domanda alla pubblica amministrazione. Questa è l'occasione del grande ridisegno della transizione digitale perché questo davvero chiude ancora di più di quello che è la copertura del... Ultra broadband, di quello che possa essere il 5G, il gap vero che c'è nella popolazione tra chi è in grado di fare cose che comunque non sono semplici e chi invece non è ancora in grado. Ben detto. E a proposito di pubblica amministrazione, voglio presentarvi una persona che è davvero il volto della nuova pubblica amministrazione italiana: Vincenzo Di Nicola. Nato a Teramo, emigrato eh, negli Stati Uniti, dieci anni di lavoro negli Stati Uniti, sei mesi in Cina. Ha creato una startup eh, di fintech che fa trading del bitcoin, si chiama Conio e tante altre cose. Poi a un certo punto ha partecipato a un bando su LinkedIn, questa volta, per tornare in Italia e accettare questo posto di grande responsabilità, ovvero Chief Innovation Officer colui che è responsabile dell'innovazione nell'INPS. Ditemi se non è una grande storia questa. Ci colleghiamo con Roma, con Vincenzo Di Nicola. Buongiorno, grazie Carlo per l'invito. Sei nella sede dell'Inps immagino. Sì, sì, qui all'Eur in Ciro Grande. E allora, prima che facciamo una scheda e raccontiamo la tua storia di preciso, raccontaci cosa fa una persona come te nell'Inps. Beh, io cerco di dare le mie competenze per poter cambiare il paese in meglio, per poter ridare un qualcosa alla mia patria. E far sì che possa prosperare un po' più avanti per i prossimi anni. Che bella cosa che stai dicendo. Allora, andiamo a conoscere meglio Vincenzo Nicola. Questa è la sua scheda. Genzo Di Nicola, responsabile per l'innovazione e la transizione digitale di Imps. Abruzzese di Teramo, ha vissuto in Cina e in America, dove ha conseguito un master in computer science a Stanford. Ha lavorato per Microsoft e Yahoo e poi ha cofondato startup come GoPago, venduta poi ad Amazon, e Conio, finanziata da Poste Italiane e Banca Generali. Sogno nel cassetto: lo Stato siamo noi, solo noi siamo gli unici a poterlo cambiare, e con questo incarico voglio dare il mio contributo perché questo avvenga il prima possibile. Allora, Vincenzo, adesso che sappiamo un pochino più di te, raccontaci un attimo qual è la tua missione reale all'INPS? È una cosa molto bella quella che hai detto delle, delle, delle competenze messe a disposizione del proprio paese, eh, ma come si svolge una missione all'INPS? Allora, la mia missione è quella di plasmare un INPS a misura del cittadino. L'ho detto già in altre interviste e in altre parti, il mio obiettivo è quello di fare sì che l'Inps sia semplice, affidabile, sicura, un po' come Netflix, che può sembrare una bestemmia, ma in realtà è possibile. Beh, come si può fare? Si può fare facendo sì che l'Inps introduca nei suoi sistemi tecnologie moderne degli anni 20 e possa a quel punto concretizzare questo piano e non farlo più rimanere sulla carta, ma far sì che si renda eh, disponibile ai cittadini. Perché mi risulta che negli anni 80 l'Inps era all'avanguardia. Sì, negli anni 80 l'Inps, credo che il presidente Gianni Biglia, eh, portò avanti uno sforzo epico di digitalizzazione delle informazioni, prese proprio tanta carta con informazioni più, eh, in formato cartaceo dei, dei contribuenti, dei cittadini, e le, e le digitalizzò, le riversò sui computer. Negli anni 80, un qualcosa di incredibile già oggi, figuriamoci come era quasi 40 anni fa. Nell'immaginario collettivo è un po' difficile associare la parola innovazione... Pubblica amministrazione, perché sembra quasi una contraddizione in termini. Ma com'è possibile che poi questo, questo modo di vedere le cose possa cambiare? Allora, la pubblica amministrazione è un sistema colossale, ma lento. Queste due parole sembrano sinonimi, ma in realtà non è che debbano essere per forza così. Se ci pensate anche Amazon, Google, Facebook, Microsoft sono colossi, ma sono tutt'altro che lenti. Quindi, io quello che miro, io miro a portare le stesse competenze, le stesse pratiche, le migliori pratiche del mondo privato di questi colossi nel pubblico e per farlo in questa prima fase ci sono vari step che voglio portare avanti uno è quello di introdurre metodologie di sviluppo agile, agili sia di nome che di fatto, ossia rilasci continui che piano piano migliorino continuamente il servizio per il cittadino poi anche parlando un po' di tecnica, pratiche DevOps e di automazione test che piano piano migliorano anche la qualità dei servizi che vengono rilasciati e aumentano la confidenza, la fiducia degli sviluppatori che possono dare un qualcosa senza bug ai cittadini Tu vuoi introdurre l'open source sui codici della pubblica amministrazione, vero? Sì, codice, io credo molto nell'open source l'open source è il codice aperto, è disponibile a tutti è un, motto, un motto che qui credo molto è codice, eh, soldi pubblici codice pubblico. E questo è un, un qualcosa in cui crede anche il presente Tridico. E infatti, eh, il mese scorso abbiamo rilasciato per la prima volta in una grande pubblica amministrazione delle componenti software open source che possono essere utilizzate da altre pubbliche amministrazioni, da privati, da altri cittadini, senza doverle ricostruire. Quindi, con grande risparmio di tempo e di sforzi e di implementazione, quindi produttività ai massimi. Senti, nelle tue idee c'è anche quello di associarti, di fare open innovation, che è la cosa di cui poi parleremo nel corso della puntata, quindi di associarti anche con delle start-up magari, di collaborare insieme al privato? Beh, io credo, come ho detto prima, credo molto nelle pratiche migliori del privato che possano essere introdotte nel pubblico. Eh, L'Inps spero che abbraccerà anche le start-up, perché le start-up sono sempre la frontiera all'innovazione e queste sono un connubio, una cross-pollination, una continuazione che può tornare utile sia per l'Inps, la pubblica amministrazione, ma anche per le start-up, così entrano in contatto con un mondo diverso da quello a cui sono abituate. Da poco Biden ha fatto il bilancio dei suoi primi 100 giorni. Il tuo bilancio dei primi 100 giorni com'è all'Inps? Io guarda sono molto contento, sinceramente da fuori mi aspettavo un qualcosa di diverso da quello che poi ho trovato. Ho trovato molta apertura, ho trovato voglia di cambiamento da parte dell'Inps, da parte del Presidente, da parte della Direzione Generale, da parte della Direzione Informatica perché come è successo un anno fa, un anno fa il primo aprile 2020, il disastro del, del click day poteva essere un motivo o di angoscia, di rintanarsi, di mettere la testa sotto la sabbia oppure di rinnovamento ed è stato il rinnovamento l'IMS ha detto non possiamo continuare così vogliamo cambiare passo è stata una scossa che veramente sta cambiando l'IMS e mi sta anche aiutando io sono contento di essere entrato in IMS con questo vento del cambiamento perché aiuta tanto io ho competenze le voglio portare però c'è voglia di, poter, di potermi aiutare in questo caso. Carlo. Noi dovremmo prendere Vincenzo e metterlo in un poster. No? E come mattarella, magari un po' più in piccolo, un po' più sotto. No? Però dovremmo metterlo come poster dell'ottimismo, no? Perché fa due cose importanti: primo è una start-up che poi passa da un'altra parte e porta la sua cultura. D'altra parte dà un messaggio di speranza a tutti i giovani, ma anche a tutti noi che poi abbiamo a che fare con la pubblica amministrazione e che ne abbiamo bisogno. Sì, non a caso noi abbiamo aperto il programma proprio con Vincenzo. In America dicono un po' il poster boy, no? cioè dicono il volto di una rivoluzione che è sicuramente in atto, che questa della pubblica amministrazione. Un'ultima cosa, Vincenzo, alle tue spalle c'è da una parte la carta dell'Europa. Dall'altra parte una tua foto col presidente Mattarella. Mi sembrano due bei simboli da avere alle spalle. Raccontami, come dire, la sensazione, la motivazione che ti ha fatto lasciare i tuoi affari in giro per il mondo, le tue società in giro per il mondo e tornare a Teramo, che è la tua città e poi arrivare all'INPS. Cioè, io devo molto al mio paese, ho avuto un'ottima istruzione, ho avuto un'ottima formazione ho avuto tanto da bambino, i miei genitori erano dipendenti pubblici, mia, mia madre alle poste al telegrafo, mio padre al comune, E però non ho dato mai niente in cambio. Sono andato all'estero, ho imparato, sono diventato un grande professionista, però poi mi è sempre pesato che non ho mai fatto niente per il paese che mi ha formato, mi ha fatto crescere, mi ha dato un'infanzia felice. E vedere il mio paese che sta crollando economicamente mi ha fa, fatto ancora stare peggio, quindi ho detto... Voglio provarci, voglio, almeno non voglio avere impianti nella mia vita, non voglio avere 80-90 anni, guardarmi indietro e dire non ho fatto niente per l'Italia, ci voglio provare, sono tornato, ho formato giovani ragazzi, sono stato molto contento, ho trovato ottimi talenti in Italia, forse molto di più che non in America, ho creato una compagnia conio, eh, sono molto contento ho ho trovato ottime persone, il mio socio Cristian Miccoli, eh, grandi investitori come Poste Italiane e Banca Generali, però sono stati tutti sforzi, cioè da solo, con la mia compagnia posso fare 10 volte tanto, 1000 volte tanto, nella pubblica amministrazione i miei sforzi possono diventare un milione volte tanto, quindi voglio dare il massimo e far sì che l'Italia possa prosperare ancora meglio e questo l'Inps può farlo e sono molto contento di essere qua. Carlo abbiamo qua due, possiamo metterci tra i suoi tifosi, i suoi sostenitori? Vincenzo ti abbracciamo e ti auguriamo veramente un gran bel lavoro all'Inps. Grazie. Visione e ambizione, queste sono le due cose che il ragazzo ha preso in giro per il mondo e ha riportato in Italia, noi siamo veramente con lui. Però vogliamo segnalarvi un altro italiano che ha avuto un grande successo all'estero. A Dublino c'è un professore, si chiama Luca Longo, il quale ha preso quest'anno il premio come miglior professore dell'anno. Italiano che insegna a Dublino un po' in presenza, un po' a distanza in giro per il mondo, andiamo a conoscerlo. Luca Longo, professore alla Technological University di Dublino. Si occupa di intelligenza artificiale centrata sull'uomo, progettista didattico e empirico, eroe nazionale dell'insegnamento in Irlanda, dove ha ricevuto il premio come miglior professore dell'anno. Sogno nel cassetto: rendere l'intelligenza artificiale accessibile a tutti. Buongiorno Luca, buon pomeriggio. Tanto vogliamo dirti che siamo orgogliosi di te. Poi, puoi raccontarci il tuo metodo? Io uso un metodo che si chiama comunità di ricerca, che è un metodo ribaltato rispetto agli schemi tradizionali docente-studenti. Questo metodo ehm, prevede che la lezione sia fatta dagli studenti verso il docente, quindi studenti-docente. Sembra un po' una cosa strana, ma è, è, molto, è, molto, è molto valida. Per esempio, ehm, quando presento dei concetti nuovi su, per esempio, la definizione di scienza, non sono io che definisco questo concetto, ma chiedo agli studenti di iniziare a definire questo concetto. Quindi inizio a raccogliere le opinioni, inizio a raccogliere le loro interpretazioni, poi le mettiamo tutte insieme e alla fine ehm, definisco. Nei termini corretti, eh, la versione di, di scienza. Questo permette di coinvolgere gli studenti e aumentare la loro attenzione e nel frattempo creare degli ambienti didattici più, eh, più solidi. Allora, Luca, tu fai lezione nei quattro angoli del mondo, ci dici qual è la differenza fra stare in presenza e invece a distanza? Sì, questo, questo metodo è un metodo costruttivista sociale che praticamente. È un metodo che coinvolge il gruppo e non gli individui. E l'informazione si costruisce insieme invece che presentarli in maniera unidirezionale. Quindi un concetto si inizia a costruire basato sull'interrogazione degli studenti, e ovviamente gli studenti all'inizio non definiscono le cose in maniera precisa. Ma nel gruppo mettendo insieme tutte le interpretazioni e le opinioni si arriva alla de definizione corretta di un concetto e quindi si comunque. È un ambiente più piacevole, meno informale. Come puoi utilizzare, come si può utilizzare meglio la tecnologia per insegnare e poi come la insegni e come la utilizzi in aula? Certo, sicuramente sono un nerd, hai detto bene, eh, sono fiero di essere un nerd, ormai da, da tanti anni. Eh, ci sono tanti metodi che si possono, molte tecnologie che si possono usare in aula, eh, quindi materiale multimediale, PDF, audio, video, proprio per elicitare diverse modalità. Noi apprendiamo vedendo, ma apprendiamo anche ascoltando e agendo in un gruppo ci sono, per esempio, si possono usare delle, delle tecnologie che implementano risposte eh, a crocetta o, o risposte multiple usando il loro telefonino, quindi io posso fare delle domande e loro possono rispondere dal telefonino e sul, sulla, sulla lavagna digitale proietto in tempo reale i risultati, quindi è, una, è un contesto più dinamico e più piacevole, gli studenti sono più interessati a questo tipo di didattica. Consigliate a un bambino italiano di studiare coding e perché? Beh, eh, tutti i software che noi usiamo nei telefonini, nei computer sono basati su del codice, quindi tutto ciò che usiamo è basato a livello primordiale sulla scrittura di un codice, quindi chiunque apprenda a scrivere codice ha un futuro garantito senza nessun problema. Ormai le società sono tutte in qualche modo software houses. O al massimo diventi un professore del futuro. O al massimo si diventa un professore del futuro, esatto. <ride> fa piacere, fa molto piacere avere un insegnante italiano che ha successo all'estero. Ti abbracciamo. Buona fortuna. Ti ringrazio voi. Grazie ragazzi. Buona giornata. Buon weekend. Stiamo arrivando in chiusura della prima parte di Startup Economy. E la chiudiamo generalmente con un wiki. Questa è una parola che avete forse già sentito prima quando parlavamo con Vincenzo De Nicola: è open source. Open source è un'espressione usata in informatica per riferirsi ad un certo tipo di software il cui codice sorgente, ovvero l'insieme di istruzioni base della programmazione, è aperto, ossia pubblicamente disponibile. I programmi open source si distinguono da quelli chiusi o proprietari perché consentono di essere studiati, modificati e condivisi liberamente da chiunque, attraverso specifiche licenze che ne dettano i limiti d'uso. In altre parole, il proprietario del copyright acconsente al fatto che lo sviluppo possa avvenire in maniera pubblica e collaborativa. Proprio per questo motivo, il software open source viene generalmente considerato più sicuro, dal momento che può essere testato e aggiustato da qualsiasi sviluppatore. Spesso i programmi open source sono gratuiti per l'utente, tuttavia, questa espressione si riferisce alla metodologia usata nel loro sviluppo e non al fatto che abbiano o meno un prezzo. Benvenuti alla seconda parte di Startup Economy. Non so se riconoscete questa immagine che ho qui io alle mie spalle, questa a colori in movimento, e, ma lo chiedo a Francesco. Francesco, tu conosci Candy Crush? Guarda, mi ha tenuto compagnia nei momenti di solitudine, quei momenti là in cui uno... <ride> Deve svuotarsi la testa per non so quante ore. Nei momenti difficili della vita. Ecco bene, allora Candy Crush è forse uno dei giochi in assoluto più popolari per uh, gli smartphone e il, uh, colui che l'ha portato sul mercato è questo signore a cui do il benvenuto. Buongiorno Riccardo Zacconi, come stai? Buongiorno, grazie mille. Senti, questa è la tua creatura, la riconosci ancora anche se poi adesso raccontiamo tutta la storia anche se l'hai un po' lasciata indietro? Assolutamente sì, assolutamente sì, anche se è un po' più complessa di qualche anno fa. Ma sei ancora affezionato, vero? Assolutamente. Allora, se non sapete chi è Riccardo Zacconi, probabilmente Candy Crush invece l'avete già sentita e probabilmente l'avete anche già giocata. Guardate questa scheda e poi continuiamo la nostra discussione. Riccardo Zacconi, fondatore di King e Sweet Capital, è stato fondatore e amministratore delegato di King, società di gaming nota per aver sviluppato Candy Crush. Nel 2014 ha portato l'azienda in borsa a New York e l'ha ceduta nel 2016 ad Activision Blizzard per quasi 6 miliardi di dollari. Attualmente è impegnato su diversi progetti, uno fra tutti è 42 Roma Lewis, una scuola di programmazione gratuita e aperta a tutti. Sogno nel cassetto, poter passare il tempo con le persone che amo, facendo cose che mi piacciono e che spero possano rendere la vita migliore a molti. Allora, buongiorno Riccardo, eh, è un piacere vederti lì nella, nella tua città d'adozione che, che ormai è Londra io credo che valga la pena raccontare un attimo di come nasce Candy Crush perché è, è un'idea che è maturata nel tempo perché la gente in genere si aspetta che le grandi idee nascano una sera mentre, sei così, eh, mentre stai andando a letto in realtà c'è molto lavoro dietro raccontaci un po' un attimo come ci siamo arrivati a Candy Crush la storia è bellissima è che l'idea nacque al, al mio cofondatore Sebastian mentre stava facendo il bagno nella vasca da bagno lui fa un bagno ogni ah, notte la vedi? Ogni... Eh, Però, eh, come diciamo, dicevo io la storia... La storia è un pochino più complessa di questo, eh, perché noi abbiamo lanciato Candy Crush nel 2012, però Candy Crush è il risultato di molti anni di sperimentazione e di lavoro, perché noi abbiamo lanciato la società nel 2003, quindi nove anni prima di lanciare Candy Crush. E Candy Crush è il risultato di molta sperimentazione con molti giochi che sono andati meno bene e, eh, e anche con alcune fasi molto difficili. Quando si vedono le storie di successo, delle storie come la tua, sembrano facili perché uno le vede dalla fine. No? Ma se tu dovessi riavvolgere tutto quello che è stato il film che poi ti ha portato a quel momento no? in cui Candy Crash ce l'ha fatta, eh, partendo dal momento in cui invece tu hai lasciato un posto di lavoro sicuro, eri da sei anni in BCG, una grande società di consulenza, eri avviato un ottimo stipendio, qual è stato il meccanismo e qual è stato il percorso che poi ti ha portato? E se tu volessi proprio raccontare quali sono le esperienze che poi ti sono servite alla fine? Ma diciamo che se guardi la mia vita, la mia vita è stata un po' rincorrere un grande sogno: il sogno era quello di mettermi in proprio con un'idea che, pot che potesse avere successo, e eh, questo è quello che ho fatto. Io nel 99 ho lasciato BCG e mi sono accodato a uno start-up e lì ho imparato tantissimo e comunque siamo cresciuti in pochissimo tempo da zero persone a 800 persone e poi abbiamo chiuso il tutto, praticamente abbiamo venduto la società un anno dopo a un altro portale internet che si chiamava Lycos e, eh, famosissima Lycos e abbiamo imparato tantissimo, non, abbiamo, non ho fatto un soldo perché non abbiamo venduto in azioni di, di questa società che poi è fallita e però ho conosciuto tantissime persone molto in gamba quindi la mia vita è stata un po' rincorrere questo sogno. Dopo, dopo Spray mi sono spostato su Londra perché ho avuto un'offerta da parte di una società di venture capital di, eh, diciamo di venire a bordo per cercare idee nuove con le quali mettere su azienda. Com'è stato per te che eri stato dalla parte di chi cercava i soldi, stare dalla parte di chi invece doveva stare col portafoglio chiuso? No, no, io stavo ancora dalla parte di lui a cercare i soldi, anche lì perché io avevo, sono entrato con una posizione di entrepreneur in residence, che significa... Mi, mi pagavano uno stipendio per trovare un'idea nuova con la quale poi mettere su una società se a loro piaceva l'idea. Quindi stavo ancora dall'altra parte della, della, della barricata, diciamo così. E l'idea che io ebbi a suo tempo era quella di fare il dating online, che adesso oramai è molto comune, ma a suo tempo non esisteva ancora in Europa. Però alcuni mesi dopo che, io mi sono, che ho cominciato a lavorare, il fondatore vendette la società. Quindi finalmente fece un po' di soldi e, e, e con questi soldi cominciamo King. Io ho messi tutti quanti i soldi che feci dopo questa vendita, li misi in, in King e andai a abitare eh, gratis eh, in casa di un mio amico, nella stanza degli ospiti, per circa due anni e mezzo. Tutti i miei possedimenti stavano in questa piccola stanza, cioè, vendetti tutto quello che avevo perché non c'era posto nella stanza, e, e tutti i soldi andavano, praticamente, andarono in King per cominciare. Portai a bordo i miei, i miei compagni della prima, del primo start-up, ed è così che abbiamo cominciato. Riccardo, ci dici le tre regole base per condurre una buona azienda, per essere un buon capo d'azienda? Allora, secondo me le regole più importanti sono: eh, innanzitutto, la cultura azienda, in azienda è fondamentale. È la sola cosa che veramente non dovrebbe cambiare nel tempo, ma dovrebbe diventare più forte. Perché le strategie si, si adattano, si cambiano, eccetera, anche il prodotto cambia, ma la, la cultura è importante. Che cos'è la cultura? La cultura è. Come ci si comporta nel momento in cui uno entra in società? Cioè come ci si comporta nella società? E la cultura viene creata dall'alto, non dal basso, perché quelli che entrano in società guardano sempre in alto per capire come ci si deve comportare. Poi la seconda regola fondamentale è quella di non aver paura di portare a bordo delle persone che sono più in gamba di te. È fondamentale. <ride> certo. E... E poi la terza cosa fondamentale, queste sono le tre regole più importanti, è trattare gli altri come tu vuoi essere trattato. Quindi, prima ancora di vedere in un'altra persona un dipendente, devi vedere nell'altra persona un essere umano con delle necessità, dei bisogni. E un'azienda che invece non è una buona azienda, come può trasformarsi? Deve cambiare il manager. <ride> Secondo me, diciamo, come dicono gli inglesi, the fish stinks always from the head. Diciamo che il pesce puzza sempre dalla testa. Quindi. Le cose Sono uguali anche in italiano. Se l'azienda non funziona bene, bisogna cambiare la persona che sta a capo dell'azienda. Senti. Tu sei sicuramente una, una storia di grande successo. Hai fatto un'uscita quando hai venduto la tua società eh, da 5,9 milioni di dollari, credo. Una cosa del genere eh, insomma, no, miliardi. Un, miliardi di dollari, insomma, una, una, una bella cifretta. Eh, intanto, cosa se ne fa una persona di così tanti soldi? Che hai fatto? Gli hai investiti? Ti sei comprato un panfilo? Che cosa hai fatto? <ride> eh, in questo momento lo faccio proprio veramente zero perché sono isolato a casa quindi volevo andare in vacanza allora, questo, questo è un po' tutti noi Appunto, durante questa pandemia purtroppo Sono uscito dall'azienda da, praticamente da un anno e coincide, coincide praticamente con con, 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 <ride> con questa <attività. ride> Quindi... Quindi il tuo timing di uscita non è stato perfetto per no, me. Devo dire il mio di timing vista. di uscita è stato veramente <ride> pessimo perché finalmente volevo andare un po' in vacanza e, e prendermi un po' di tempo per me, devo dire. No, guarda, okay. le cose che io sto facendo dove veramente ho passione: cioè mi sono comprato una casa, va eh, bene, ma quelle cose che veramente dove ho passione sono, sono due, eh, anzi, sono tre veramente. Prima, la prima cosa che faccio abbiamo messo su insieme ai miei cofondatori un fondo di. Di, diciamo, di investimento in cui investiamo in altre startup, ma sono solamente i soldi nostri quindi quello che stiamo veramente cercando di fare è di aiutare altri ad avere successo sul, sul digitale la seconda cosa che sto facendo abbiamo messo su eh, anzi questo è un progetto della Luis che io sto, sto supportando di cui sono, sono innamorato e sono profondamente convinto abbiamo lanciato in, in Italia una scuola digitale completamente gratuita che si chiama 42 romaluisit che è una scuola in cui insegniamo a programmare, a programmare e in cui non c'è bisogno di, nessuna, di, nessun, nessun, diciamo, di nessun pezzo di carta per entrare nella scuola, chiunque può partecipare, la sola condizione è passare un test molto difficile di, di logica, quindi un, questo è un test di, di intelligenza diciamo così ma è molto molto pesante, quindi a 5.000 persone abbiamo selezionato 150 persone che adesso stiamo eh, istruendo, insegnando loro su tre anni a programmare a un livello molto molto elevato e, ehm, e poi da lì li vogliamo inserire nel mondo del digitale, dando loro contatti sia in Silicon Valley sia in Italia con le società più, più in gamba. Insegnate a scrivere coding. Quindi, insegniamo loro diciamo, a programmare. E questa è una cosa nella quale credo molto perché in Italia secondo me c'è un potenziale enorme non sfruttato nel digitale e con poche persone. Noi abbiamo, quando abbiamo cominciato eravamo in sei persone e da sei si è messo su un'azienda con, con 2000 persone che creava 2 miliardi di fatturato e, e un 40% di profittabilità. Quindi veramente un'ottima azienda. Sei passato da, da un giochino a un gioco un po' più serio? Eh, diciamo che abbiamo cominciato con, con tanti giochini per poi crearne uno veramente, veramente grosso perché abbiamo avuto circa mezzo miliardo di persone che giocano ogni mese. Ad oggi, oggigiorno ce ne abbiamo circa 250-260 ancora dopo molti anni che giocano regolarmente Candy Crush ogni mese per esempio. Scusami, fra queste persone ci sei anche tu? <ride> sì. <ride> ah, ci giochi eh? Sì, anche adesso gioco molto meno devo dire perché io di prima... Quando, quando ero in società giocavo Candy Crush ma giocavo anche tutti gli altri giochi che noi praticamente diciamo, avevamo in, in portafoglio e giochi che stavano ancora nella, nella pipeline di lancio, diciamo così. Secondo te qual è la regola d'oro che hai distillato nella tua esperienza per un gioco? Il gioco è la cosa più sofisticata che ci possa essere, sembra la cosa più semplice ma è la più sofisticata in assoluto. La regola fondamentale del gioco deve essere divertente. Come si misura il divertimento? Allora, l'indicatore il, diciamo, il, il, più importante si chiama Day to Retention, che significa quante persone che hanno giocato il gioco oggi tornano domani. Se le persone che tornano domani non sono sufficienti, vuol dire che il gioco non è divertente. semplicissimo. Adesso si sta tornando un po' all'idea di far giocare, fra virgolette, naturalmente giochi evoluti a scuola per poter apprendere. Si sta un po' tornando indietro. La no? scuola che abbiamo lanciato adesso in Italia, la 42, è basata sul gioco. Eh, non ci sono professori, ci sono 21 livelli come un gioco. E per passare di livello devo eh, diciamo fare, diciamo, de de risolvere dei problemi. Ma poi devo venire valutato da altri cinque uh, studenti che sono davanti a me. Per incentivarli, devo dare loro dei crediti. E poi devo rifornirmi di crediti dopo che ho finito i miei crediti. Quindi tutto quanto è strutturato come, come un gioco, praticamente. Vedi, non lo sapevo, ma era proprio così. Eh, Riccardo, eh, grazie per essere tornato intanto in Italia, è un bel segnale quello che una persona che ha avuto successo all'estero e che vive ancora all'estero però, come dire, si ricordi del suo paese, faccia qualcosa di utile e questa è stata un po' la molla che ti ha spinto? Guarda, io amo l'Italia, io se potessi tornerei in Italia ieri, ogni giorno tornerei praticamente io adesso, anzi, so, il, mio, il mio prossimo desiderio è prima o poi di tornare in Italia Riccardo, sulla schermata che ho alle mie spalle che tu non vedi di Candy Crush, noi ti salutiamo, ti ringraziamo e ti auguriamo tutta la fortuna del mondo. Grazie mille. Buon lavoro! Allora abbiamo cominciato davvero con il botto questa seconda parte, ma a proposito di start-up di successo, o che un giorno diventeranno di successo, con il nostro ping pong andiamo in cerca di startup nuove di zecca. BonusX, quante volte avete pensato che servirebbe una mappa per orientarsi nella giungla delle agevolazioni fiscali? Io tantissime volte, ma proprio per rispondere a questa esigenza Giovanni Pizza e Fabrizio Pinci, due campani con sede a Milano, hanno fondato BonusX, è una delle prime piattaforme dedicate all'e-governance in Italia. Aiuta i cittadini a capire a quali sgravi possono accedere l'indirizzo nella direzione corretta, in modo tale da poter fare le domande e sottoporle in sicurezza online. Così si risparmiano lunghe file agli sportelli, ma soprattutto si evita di vedersi rigettare la propria domanda perché incompleta. Mela Works, per gestire il lavoro di un cantiere bisogna essere sul posto, giusto? Beh, Lumarel no. Ma voi invece potete stare anche lontano. Le tecnologie digitali sono arrivate in uno dei settori più tradizionali grazie a Melaworks, una piattaforma fondata a Londra nel 2017 da un terzetto di italiani poi tornati in patria che permette di gestire un cantiere dallo smartphone. Melaworks promette di far risparmiare per la rendicontazione documentale fino a 10 ore a settimana per ogni lavoratore. E non solo, il supporto di Melaworks consente di ridurre anche contenziosi, ritardi nei pagamenti o errori di manutenzione. Ed Sites, Claudia e Carolina Recchi sono due sorelle italiane emigrate negli Stati Uniti, dove hanno fondato Ed Sites, che è un progetto nato per contrastare il gravissimo fenomeno dell'abbandono universitario. Il progetto è incubato in Techstars, il prestigioso acceleratore americano, ed è un chatbot, un'applicazione di intelligenza artificiale che assiste gli studenti nella gestione dei loro impegni. Anche nei momenti difficili, quando oltre allo stress dello studio c'è il problema degli esami che non si passano o ci sono le difficoltà economiche e personali. Una bellissima idea. Campai. Con l'arrivo del lockdown lo scorso anno, chiaramente le società di eventi hanno avuto un tracollo. La startup Campai, fondata a fine 2018, ha cambiato il suo modello di business ed è andata avanti, offrendo la possibilità di organizzare eventi aziendali sia dal vivo e con il distanziamento sociale, sia in formato digitale. In pochi clic sulla piattaforma di Campai, grandi società E piccole imprese possono gestire tutti gli aspetti dell'organizzazione di un qualsiasi evento, dalle lezioni di preparazione dei cocktail agli aperitivi virtuali con consegna del kit di assaggi direttamente a casa. Golè, e possiamo dire che con Golè. Pallone fa rima con innovazione. È una startup utilizzata già da 2000 allenatori e 150 società che punta a portare le nuove tecnologie nelle comunità sportive. Attraverso l'App o il sito web, un manager può finalmente abbandonare carta, penne e foglio Excel e gestire l'organizzazione di tutti gli aspetti finanziari della squadra di calcio utilizzando un'unica applicazione. La piattaforma è organizzata in vari moduli, acquistabili a seconda delle esigenze, ma fondamentalmente l'accesso base è gratis. Efforts, Jacopo Visetti e Jacopo Vanetti nel 2018 hanno avuto un'idea, rendere scalabile il modello di business dell'efficientamento energetico. Per farlo hanno dato vita a un marketplace dove acquistare, ascoltatemi bene, i token WODS X basati sulla blockchain. Ogni token finanzia interventi di efficienza energetica e genera valore al crescere del risparmio energetico accumulato dall'azienda. Un'idea non proprio semplice e forse neanche da spiegarla così al volo, ma che è molto affascinante e soprattutto sapete perché si chiamano token WODS X? Perché a bordo è salito Steve Wozniak, ex Apple. Se c'è un settore che è letteralmente esploso in Italia e lo sapete bene, durante il 2020 è l'e-commerce. Ma quello che forse non tutti sanno è che la terza piattaforma di shopping più usata in Italia, dopo Amazon e dopo eBay, è una società italiana. Si chiama Shopfully. È un modello molto particolare perché loro portano in realtà i clienti dentro i negozi. Insomma, adesso vi spieghiamo tutto quanto. Vediamo la scheda di Shopfully e del suo CEO che si chiama Stefano Porto. Stefano Portu, CEO e founder di Shopfully. Negli ultimi vent'anni ha lavorato alla trasformazione digitale di grandi aziende e start-up. Ha fondato dove conviene e guida una delle più grandi start-up italiane con oltre 200 persone. Board member di associazioni che supportano l'innovazione in Italia. Sogno nel cassetto, dare superpoteri digitali ai negozi sotto casa, guidando dall'Italia il rinascimento dello shopping locale che avverrà in tutto il mondo. Buongiorno Stefano, allora ci spieghi che cosa vuol dire avere una piattaforma che non fa letteralmente e-commerce ma porta le persone dentro i negozi? Ma significa fare quello che in gergo si chiama drive to store, cioè eh, milioni di persone ogni mese, ogni settimana si collegano ai nostri siti, alle nostre app, cercano informazioni su prodotti, promozioni, servizi orari dei negozi vicino a casa, pianificano cosa acquistare, a volte interagiscono anche con le persone in negozio e poi con... La lista pronta, scendono e vanno a fare gli acquisti nei negozi vicino a casa. Eh, nonostante si parli tantissimo di e-commerce, la realtà è che, mentre ormai due decisioni di acquisto su tre su cosa comprare e dove comprare vengono prese sul telefonino, il 90% degli acquisti rimangono nei negozi fisici. Il Drive to Store è esattamente quell'attività che collega il posto dove vengono prese le decisioni, il telefonino, col posto dove avvengono il grosso degli acquisti, che è il negozio. Facci capire un po' meglio, in numeri questo come si trasforma? Innanzitutto lato consumer. Noi ogni mese colleghiamo solo in Italia circa 30 milioni di consumatori con oltre 250 mila negozi fisici. Lato business aiutiamo oltre 700 grandi catene del retail a trasformare solo in Italia più di un miliardo speso in stampare e distribuire volantini in attività digitale. Lo facciamo con più di 200 persone di 16 nazionalità diverse che lavorano nel nostro team. Quindi è corretto dire che siete un mercato b -sided. Esatto, siamo un servizio che di fatto crea valore per due diverse controparti: i consumatori e i retailer. Per i consumatori a cui offriamo un singolo posto che mancava digitale in cui Trovare tutte le offerte, tutti i servizi, le promozioni, la disponibilità dei prodotti per, tutti, per la somma di tutti i negozi vicino a casa, per facilitare e semplificare lo shopping di vicinato. Dall'altra parte, per i retailer, invece, offriamo un sistema digitale per ingaggiare i consumatori che vivono attorno, nel quartiere, attorno al negozio e convertire questo engagement digitale in visite misurabili a negozio fisico. Quindi immagino che abbiate un impatto ecologico positivo? Sì, eh, e direi che noi tendiamo a guardare l'impatto di quello che facciamo da due punti di vista. Da un lato, come dici giustamente tu, l'impatto ecologico di ridurre l'utilizzo di carta, quindi trasformare la comunicazione di quartiere dello shopping da una comunicazione cartacea a una digitale. Il secondo impatto di sostenibilità, forse dal nostro punto di vista ancora più importante, è dare i superpoteri digitali e quindi rendere sostenibile il business dei negozi vicino a casa nel tempo. I negozi vicino a casa, lo shopping, il retail da sono una delle principali fonti di occupazione in Italia come in tutti i principali paesi, e dall'altra parte sono il piano terra delle nostre città, il motivo per cui ci spostiamo, il motivo per cui ci aggreghiamo nei centri delle città. La pandemia che impatto ha avuto, Stefano, sulle vostre attività? Ha avuto un impatto di una fortissima accelerazione. Stava già avvenendo la trasformazione dello shopping ed è quindi accelerata. Da almeno due punti di vista, noi l'abbiamo letto: lato consumatori. L'utilizzo dei nostri servizi è aumentato di oltre il 50%, quindi ancora più consumatori che si preparano online prima di andare in negozio. Lato invece retailer, abbiamo visto una fortissima accelerazione di quello che noi chiamiamo il taglio carta, cioè i quartieri che si svuotano del volantino cartaceo e diventano invece vicinati digitali. Tu sei tecnicamente uno start-up perché ce l'ha fatta? Perché i vostri numeri sono, come dire, facili da giudicare? Ma che cosa auspichi per il Paese in questa fase così difficile di trasformazione? Allora, io credo che questa crisi ci ha insegnato che avremmo avuto bisogno di molta più innovazione per affrontarla. Quindi adesso che la stiamo superando o comunque stiamo uscendo dalla fase più acuta non abbiamo scuse per innovare di più. L'Italia se vuole crescere non ha alternativa a innovare di più. Veniamo da un buon anno sul fronte dell'innovazione, parlo di investimenti fatti in Italia in start-up e in imprese innovative, ma la verità è che si investe ancora un decimo che in Francia, per dire, e in altri paesi europei. Mi auguro, eh, appunto, sapendo che adesso ci sono anche al governo persone come Vittorio Colau e che conoscono bene il tema, che davvero nei prossimi mesi ci possa essere, a partire dal piano di ripresa, un'accelerazione molto forte su questo fronte. Ne abbiamo davvero bisogno. Una curiosità personale: che cosa fa nel tempo libero uno start-up di successo? Allora, direi, nel mio caso almeno, eh, sport, famiglia per cercare appunto di dare rotondità alle giornate insieme al tanto lavoro. L'altra cosa che ho provato ad aggiungere nell'ultimo anno e mezzo è, credo che appunto, come dicevamo, sia un momento fondamentale per accelerare sull'innovazione in Italia se vogliamo tornare a crescere, quindi sono entrato nel board di un paio di associazioni che hanno a cuore proprio il tema di far aumentare gli investimenti su questo fronte in Italia. La cosa bella, appunto tra le tante difficoltà dell'ultimo anno, anno e mezzo, è che in effetti questa modalità ibrida di vita eh, tra appunto casa, ufficio, tutto molto più flessibile, tutto digitale. Basta accendere una telecamera e cambiamo luogo, ha aperto degli spazi e una flessibilità nella giornata che, che aiutano. Spero che sia anche un segnale a ritmi di vita più aperti e più interessanti per il futuro. Allora, grazie Stefano! Ciao, grazie a voi. Allora, andiamo verso la chiusura della seconda parte di Startup Economy. Eh, generalmente la chiudiamo con un wiki ed è così anche questa volta. Abbiamo capito quanto è importante avere una buona connessione per poter sfruttare appieno le potenzialità degli strumenti collaborativi online e questo vale per tutti, vale per le grandi aziende, le piccole aziende, i professionisti e vale anche per le famiglie. Allora, vedete questo wiki, il wiki XL, pubblicità, poi torniamo per la terza parte di Startup Economy con il talk show. Durante il lockdown più di 6 milioni e mezzo di italiani hanno sperimentato il lavoro a distanza, circa un terzo di tutti gli impiegati hanno quindi lavorato grazie a una connessione internet. In un anno i lavoratori in smart working sono decuplicati, arrivando a interessare il 97% delle grandi aziende, il 94% delle pubbliche amministrazioni e il 58% delle piccole e medie imprese. Possiamo affermare che la rete è stata il più grande ufficio d'Italia e che abbia abilitato una tendenza che, con ogni probabilità, non si esaurirà con la fine dell'emergenza sanitaria. Il traffico dati ha sopportato una pressione senza precedenti. Per fare un esempio, solo nelle prime settimane dell'emergenza sanitaria, Vodafone ha registrato un aumento del 30%. Dei volumi su rete mobile e del 60% su quella fissa. Se chi lavora ha potuto e può continuare a comunicare con colleghi, clienti e fornitori, lo deve a un'infrastruttura solida e affidabile. Vale per le aziende, grandi e piccole, così come per i professionisti che sempre più spesso lavorano da casa. Ognuno di noi ha capito l'importanza di una connessione performante e affidabile per svolgere il proprio lavoro. Le grandi e medie aziende hanno potuto puntare su soluzioni in fibra punto-punto e reti intelligenti, the test D1, spesso affiancandole a soluzioni di backup in cloud. Le piccole imprese e i professionisti, invece, hanno potuto potenziare la rete fissa sfruttando quella mobile tramite il cosiddetto bonding, una soluzione unica sul mercato. Grazie a questa infrastruttura il lavoro a distanza è entrato nella quotidianità e ha fatto familiarizzare milioni di persone con gli strumenti di collaborazione online che permettono di lavorare da casa come se si fosse in presenza, facendo videoriunioni, condividendo file o gestendo le consegne ai clienti. Si stima che al termine della pandemia i lavoratori da remoto rimarranno comunque più di 5 milioni e continueranno a dialogare con clienti e colleghi in ufficio, magari anche in un altro paese. Mai come in questo momento è importante poter contare su una rete stabile, veloce, Veloce e affidabile, come ad esempio la Giga Network di Vodafone, riconosciuta dai più importanti report sulla qualità di rete in Italia. Benvenuti alla terza parte di Startup Economy che iniziamo col ritratto di una persona molto conosciuta, eccolo qua dietro di me, si chiama Albert Einstein, naturalmente l'avete riconosciuto, che dice non potete risolvere un problema con la stessa consapevolezza con la quale è stato creato, dovete imparare a vedere il mondo in una maniera nuova, dovete salire di livello. Perché questa citazione di Einstein? Perché oggi parliamo di open innovation, di innovazione aperta che è... Un po' una salita di livello, è un po' un'idea nuova rispetto alla maniera tradizionale di innovare nelle aziende. Il nostro talk show ha tre ospiti, ve li presento: Anna Gaudenzi, direttore di Startup Italia, Ernesto Ciorra, capo della Innovability, ovvero della innovazione sostenibile di Enel Group da Roma, e poi Alberto Di Minin, docente di management alla Scuola Superiore di Sant'Anna, esperto di innovazione. Buongiorno a tutti. E Francesco butta la palla al centro e vediamo chi ha la definizione migliore per cominciare di open innovation. Allora io la lancio verso Alberto. Alberto, perché è importante l'open innovation e soprattutto da dove viene? Francesco, non tutte le persone giuste lavorano nella tua azienda, non sempre la tua azienda è il soggetto giusto per portare una tecnologia sul mercato. Queste sono le due intuizioni chiave da cui Henry Cesbro parte per la definizione di open innovation. È importante perché, nel rapporto tra startup e grande azienda, in particolare, l'open innovation permette di superare quello scontro tra Davide e Golia. Davide e Golia possono lavorare insieme, non devono distruggersi, ma possono complementare la loro eh, necessità di cambiare e di innovare. Implicazione importante: startup e grande impresa devono cercare un modo di allineare i propri modelli di business, di controllare. Strategicamente lo scambio di conoscenze e tecnologie tipiche di un rapporto di innovazione collaborativa non è per niente facile e infatti l'innovazione aperta abilita percorsi spesso eh, assolutamente inattesi. È fondamentale gestire quelle condizioni per lasciarsi sorprendere e questo i ricercatori dell'open innovation hanno fatto in questi anni ci siamo lasciati sorprendere da tante strategie di open innovation allora chiedo a Ernesto Ciorra innovability di Enel perché un grande gruppo come l'Enel ha bisogno di start up ha bisogno di andare a cercare l'innovazione all'esterno e non all'interno del gruppo l'innovazione la cerchiamo anche all'interno ma più sei esperto di un settore più conosci la tua azienda più purtroppo sei limitato dai pregiudizi di sovrastrutture culturali che determinano l'ambito della tua conoscenza. Sai cosa non puoi fare, sai cosa devi fare, fino a che entra nel tuo settore una persona che non sa cosa non devi fare e lo fa. Non sa cosa devi fare e non lo fa e cambia tutte le regole del gioco. Ed è per questo che noi abbiamo bisogno della passione, del cuore, dell'apertura mentale, degli stimoli, della curiosità, degli start-up perché ci aiutano. A andare oltre i nostri limiti culturali. Dobbiamo sapere di non sapere, o dobbiamo sapere di essere troppo bravi in un certo settore, per cui dobbiamo aiutarci a dimenticare le nostre conoscenze. E Ernesto spesso questa cosa era fatta portando all'interno di work teams, diciamo, di gruppi che lavoravano insieme, delle persone che, fra virgolette, non c'entravano niente. E spesso queste persone portavano una freschezza, quindi, come dire, è un po' una metafora di quello che stiamo dicendo. Assolutamente d'accordo con te. Noi abbiamo invitato artisti, pittori, persone di altri settori, clienti, fornitori e anche persone lontanissime dall'azienda per farci ispirare, per ragionare al di fuori degli schemi. Questa è una parte, è il cosiddetto processo creativo. Ma alla creatività segue l'execution. Bene, nell'execution hai bisogno anche di persone competenti che sappiano approcciare il problema con un'altra tecnologia, un altro punto di vista molto concreto. In questo senso, le start-up sono fondamentali. Perché ci portano tecnologie, ci portano voglia di realizzare il loro sogno che è poi è la loro impresa. Allora apriamo la finestra un attimo su una startup che si chiama Avanshare, che noi avevamo già presentato l'anno scorso a Startup Economy. Allora mi collego con Andrea De Paolo che è il founder di Avanshare. Buongiorno Andrea. Buongiorno. Allora ci spieghi in estrema sintesi che cos'è Avanshare e poi vediamo. Qual è stato il vostro rapporto con Enel? Avancer è una sedia a rotelle innovativa che vuole portare indipendenza a circa 75 milioni di persone nel mondo e come lo andiamo a fare dando dei movimenti laterali e verticali della seduta che consentono per la prima volta a queste persone di trasferirsi autonomamente ad esempio dalla sedia a un letto o dalla sedia a al VC o dalla sedia al sedile di un'auto. Per cui da una sedia a ruote finalmente riusciamo a portare le persone a vivere la quotidianità. Qual è il dettaglio che crea davvero innovazione rispetto alle sedie precedenti? Il dettaglio che crea davvero innovazione è la movimentazione verticale e laterale della seduta in avvicinamento alla superficie da raggiungere il sostegno del tronco durante il trasferimento e la stabilizzazione della sedia durante il trasferimento stesso per evitare ribaltamenti. Questa combinazione di feature non era presente in alcuna sedia a ruote eh, prima del nostro arrivo, quindi diciamo siamo anche innovativi. Com'è stato il rapporto con Enel? Come è nato e come è proseguito? Il rapporto con Enel è stato, direi, fondamentale per il nostro eh, sviluppo e per la nostra crescita. È nato dal fortunatissimo incontro con Ernesto Ciorra, coinvolto su un tema che andremo a sviluppare come step eh, ulteriore di Avancer, ossia la ricarica veloce delle sedie a ruote dall'infrastruttura. E di ricarica Enel e da lì è nato un bellissimo dialogo che ci ha portato a eh, crescere, ad avere un solido business plan come Avancere perché siamo stati accelerati dall'Enel Innovation Hub e eh, a questo punto a partire con un crowdfunding che ci porterà ad avere il prototipo definitivo basato sul nostro dimostratore tecnologico attualmente costruito ho la sensazione che ci vedremo al terzo appuntamento di Startup Economy per il, per, per il progetto definitivo. Eh, Francesco. Anna, tu conosci bene le start-up. In un progetto di Open Innovation, perché di Open Innovation parliamo, che cosa temono le start-up e come possono rapportarsi con una grande azienda? Ma guarda Francesco, innanzitutto bisogna dire che le start-up hanno solo di vantaggio ad, appro ad approcciarsi con una grande azienda e lo dimostra benissimo il caso di Avancer. Eh, io penso, pensiamo per esempio a un'impresa, una grande corporate, un po' come un, un dinosauro eh, che ha bisogno di innovazione, e dall'altra parte alle start-up come delle piccole uova che hanno bisogno di incubazione. Quindi diciamo le start-up quando approcciano una grande azienda. Eh, hanno la consapevolezza che possono contare su capitali, su eh, tecnologia che magari non potevano utilizzare altrimenti, su modelli di marketing differenti, su tutti i contatti che, eh, che hanno le grandi aziende. Quindi, i vantaggi sono tanti. Ci sono effettivamente anche dei timori il principale è quello un po' della comunicazione, ossia della difficoltà per una startup di poter comunicare con i manager di queste aziende con un, parlando uno stesso linguaggio eh, no, naturalmente la, la, anche la startup è un'azienda ma la struttura di una startup è orizzontale non conosce diciamo gerarchie di solito in una startup si è in poche persone e tutti fanno tutto in una grande azienda ovviamente non è così e un Po il timore de, eh, della startup è quella di non, di non essere compreso, di non essere capito fino in fondo, però sono tutti problemi assolutamente superabili, come d'altra parte dimostra il caso di Avancer con Enel. Con Enel che è stata definita un dinosauro, Ernesto, eh, io non so come la prendi. Guarda, eh, <ride> non parlerai di un dinosauro, ma parlerei del fatto che se vuoi giocare a Shanghai... Un bambino avendo le sì. dita piccole è più bravo di te, uh -huh. anche se sei bravissimo, anche se sei grande, perché la grandezza certe volte è un limite. Quindi noi cosa facciamo? Noi condividiamo le nostre sfide e le condividiamo in maniera aperta, trasparente e digitale tramite un sito che si chiama openinnovability.com, che è una community che ha portato oltre 500.000 persone a... Dialogare su temi di innovazione nell'ambito dell'energia. Queste 500.000 persone da oltre 100 paesi ci hanno dato idee, di queste circa 10.000 sono start-up con cui abbiamo interagito negli ultimi 5 anni, abbiamo messo in piedi circa 1000 progetti, ma ne abbiamo scalati solo 100. E allora, come diceva Edison, l'1% è ispirazione, ma il 99% è sudore, perché per passare da 10.000 start-up studiate a 100 progetti che scali c'è tanta fatica da fare, e allora bisogna essere umili. Umili e umili, accettare che fuori ci sono persone con idee, con tecnologie, con sogni che possono migliorare e risolvere le tue sfide. Allora Anna, diciamo in, in pura teoria, perché poi la pratica spesso e volentieri è diversa, per una start-up è meglio crescere da sola oppure sviluppare una relazione con una grande azienda da subito? Cioè in pratica è meglio svilupparsi e poi magari essere in un certo senso venduta o farsi comprare o è meglio partire subito insieme? La formula perfetta non c'è. Io quello che consiglio è a una è, alle start up è quello di eh, cercare di eh, provare a mantenere un proprio modello di business che sia solido il più a lungo possibile, anche perché poi le start-up sono gelose della propria idea e quindi anche andare verso un exit no, non è così così semplice. Ci sono vari modi per collaborare con le aziende, non necessariamente vendendo la propria start-up, ci possono essere delle partnership, delle incubazioni, delle parti. Da parte di aziende all'interno della startup. Quindi non vedrei la exit come unica soluzione finale. Ecco. Alberto, sono sei anni che tu hai un blog interessantissimo che consiglio a tutti quanti di leggere, dove si trovano dei casi interessanti e illumini con questo blog fuori classe casi di open innovation di successo. Ci racconti qualche caso che ti ha particolarmente colpito, esclusi i presenti? Guarda, Francesco. Una cosa importante che è stata ribadita fino adesso è il contesto, un contesto che permette appunto ai fuori classe dell'innovazione di fare mille passi avanti verso il mercato, facendo, riuscendo a fare un passo indietro dalle proprie convinzioni, dai propri modelli. Questo secondo me vuol dire eh, Open Innovation, gli Enel Innovation Hubs, il consorzio Elis, la piattaforma Open Italy. Um, un, un caso di successo che conosco molto bene e di cui mi piace parlare su Fuori classe è l'associazione Netval che mette insieme i manager del trasferimento tecnologico di tante università italiane e hanno creato una piattaforma che si chiama Knowledge Share. In questa piattaforma ci sono 1500 tecnologie brevettate trasferibili alle imprese e in questi contesti si creano, Francesco, quelle condizioni di sicurezza che mettono nelle condizioni, i ricercatori, in un percorso di trasferimento tecnologico di capire che non può farcela da solo, che eh, un conto è fare ricerca e un conto è fare, fare impresa e anche i partner industriali, come diceva Ernesto prima, in un contesto controllato, riescono a eh, fare un passo indietro dalle loro, dai loro modelli di business, dalle loro procedure, per andare incro incontro alle esigenze di una startup che deve diventare eh, qualcosa di più. Ernesto, non tutte le aziende hanno lo stesso approccio che hai nel questa umiltà per mettersi in rapporto con le start-up. Ma che consigli daresti tu a un'azienda, una grande azienda, che volesse iniziare invece un percorso di trasformazione di apertura verso l'open innovation? Io uso su LinkedIn due hashtag. Il primo è no CEO, no party. il secondo è No team, no party. Quindi il capo dell'innovazione non può fare nulla se non c'è un fortissimo endorsement da parte del CEO che deve amare prima che volere il cambiamento e la trasformazione. Se lui l'ama e lo vuole, può contagiare in senso positivo tutti quanti perché purtroppo di solito il cambiamento è visto come una minaccia. Secondo tema è creare un team forte, un team che non deve essere in una torre d'avorio, ma deve essere pervasivo. Noi abbiamo persone che gestiscono il cambiamento nella finanza, nel personale nella contabilità, nel, nel legale, perché ci sono software di intelligenza artificiale che ti aiutano a capire se andare avanti in con un contenzioso o no. Abbiamo persone che gestiscono il cambiamento in tutte le business line e se qualcosa di buono abbiamo fatto è tutto merito loro. Se qualcosa di, è del nostro amministratore delegato che per primo spinge per il cambiamento. Se qualcosa abbiamo sbagliato certamente è colpa mia, perché sono il meno bravo e il meno ispirato di tutti quanti. Sei, siamo in un periodo molto particolare, questo del PNRR. Okay? Una pillola, proprio una pillola di consiglio per Colau, per cui tutti quanti noi facciamo il tifo e anche per Draghi. Diciamo dall'open innovation, che potremmo augurargli? Non aver paura e aprirsi alle proposte concrete che possono arrivare da tutti. Bisogna strutturarsi per recepire queste proposte. Alberto? La centralità delle persone e delle competenze sono molto d'accordo oh, che eh, bisogna creare un contesto in cui le persone imparano e imparano anche fallendo Anna una spiccia invece per le start-up da questo nuovo governo ma io spero davvero che ci sia eh, un pensiero per le start-up nelle riforme si pensi alle start-up si pensi al futuro ma soprattutto si pensi anche alle start-up al femminile che ricordiamo sono soltanto il 13% del totale quindi io credo che il governo dovrebbe, esatto, dovrebbe impegnarsi per favorire sempre più donne a intraprendere la, la carriera delle, delle founder, delle start up. Perché no? Cioè, no non c'è nessun motivo per cui so, soltanto il 13% delle start-up è guidata da donna. Allora ringraziamo per questa chiacchierata sulla Open Innovation, sulla innovazione aperta. Anna Gaudenzi, direttore di Startup Italia. Ernesto Ciorra, Head of Innovability di Enel Group e Alberto Di Minin, docente di management alla Scuola Superiore di Sant'Anna, oltre naturalmente al nostro startup per Andrea Di Palo. Allora, la raccolta differenziata, tema fondamentale nell'ambito della sostenibilità ecologica. Eh, noi abbiamo sempre un po' di confusione quando, quando ci troviamo, non sempre ma, ma spesso, non sappiamo bene in quale dei vari cassonetti mettere un determinato prodotto. Allora, ci è venuta in aiuto una app, si chiama Dove Lo Butto, il nome è molto preciso, e funziona così, cioè voi la scaricate e poi a un certo punto, quando vi trovate davanti col prodotto in mano, andate sul codice a barre e vedete che c'è un, una scansione, inquadrate col vostro telefonino, il telefonino scansiona il codice a barre e vi dice esattamente in quale pozzetto metterla. Se ne volete sapere di più, seguiteci nel nostro wiki XL. La raccolta differenziata è essenziale per salvaguardare l'ambiente, ma farla correttamente può non essere semplice. In Italia, a causa di questioni tecniche e organizzative, le regole per la raccolta differenziata cambiano da comune a comune. Inoltre, non sempre è facile capire di quale materiale siano fatti i rifiuti da smaltire. Può quindi succedere di trovarsi davanti ai cassonetti dell'immondizia a chiedersi E questo dove lo butto? Non è un caso che il 74% degli italiani abbia dichiarato di sentirsi confuso di fronte alle diverse normative locali dello smaltimento dei rifiuti. Il 65%, però, ha anche affermato di essere interessato al supporto della tecnologia per differenziare correttamente i materiali. Per aiutarci, alcune aziende hanno aggiunto le informazioni per lo smaltimento sulle etichette dei prodotti, ma alcune si sono spinte ancora più in là, fornendo un aiuto tecnologico. Nestlé, per esempio, ha realizzato una piattaforma digitale dal nome chiarissimo. Si chiama. Do dove lo butto? e aiuta a rispettare le diverse disposizioni locali sulla raccolta differenziata. Si tratta di una soluzione innovativa, un sito internet e un'app. Per accedervi basta andare su dovelobutto.nestle.it e il sito vi guida in modo rapido e intuitivo anche a scaricare l'app. Con lo smartphone si legge il codice a barre di un prodotto dell'azienda e si ottengono tutte le informazioni sulla confezione e su come riciclare le sue diverse componenti. Inoltre, grazie alla geolocalizzazione vengono ricordate le regole della raccolta differenziata specifiche del comune in cui ci si trova. Un buon esempio da imitare. Noi abbiamo deciso di dare il via a una nuova rubrica che è Sbagliando si innova, ovvero imprenditori famosi che hanno avuto successo vengono a raccontarci come hanno capito il loro errore e come sono riusciti ad arrivare al successo. Cominciamo con Enrico Pandian, imprenditore seriale. Nel corso del tempo ne ho imparate tante, eh, diciamo che due per me sono le lezioni principali. La prima è bisogna fidarsi degli altri. Eh, uno dei grossi problemi di noi imprenditori è che pensiamo di essere i più bravi in assoluto, ma la realtà è che non è così, c'è sempre qualcuno più bravo di noi. E quello che dobbiamo cercare di fare è attrarre il talento, cioè dobbiamo trovare persone più in gamba di noi su determinati verticali. Eh, che vengano a lavorare con noi. Io, ad esempio, sono un ex programmatore, quindi so programmare, ma sono un cane a programmare, quindi prendo sempre un CTO che è molto più bravo di me. So di marketing, perché ho avuto un'agenzia di marketing, ma non so impostare le campagne. Quindi, ogni volta prendo qualcuno che sia eh, migliore di me su ogni verticale e vi assicuro che per me è molto semplice trovare qualcuno migliore di me. Io, cosa sono bravo? Ad orchestrare un po' tutti, quindi a mettere in realtà le persone nelle condizioni migliori per esprimersi. Poi nel corso del tempo, soprattutto nelle ultime quattro start-up, ho capito un'altra cosa fondamentale, che è molto meglio avere i soldi in cassa che belle metriche, il che può essere, se volete, un po' strano, perché noi siamo abituati a fare una bella metrica, perché questo pensiamo che ci aiuti a raccogliere più soldi dagli investitori, invece è esattamente il contrario. La cosa che deve fare il founder è semplicemente due cose. Il primo è il fundraising e il secondo assumere persone. Quindi, soprattutto è il fundraising, cioè avere i soldi in cassa per poter sviluppare il proprio progetto. Eh, andiamo verso la riflessione di Francesco, che è, secondo me, molto interessante, cioè è basata sugli incentivi fiscali per investire in start-up. Sentiamo cosa ci dice. Chi investe in bot oggi non guadagna ma perde soldi. Una perdita sicura, ma allora perché non investire in start-up? Almeno uno corre il rischio di guadagnarci. D'altronde erano start-up qualche anno fa ben 8 di quelle che oggi sono le 10 più grandi società per capitalizzazione al mondo. Se ci fate caso scoprirete che molti dei ricchi e famosi investono in start-up e non lo fanno da poco tempo. E le persone normali? Beh, oggi è molto meglio che in passato. Hanno ben due incentivi e possono così diminuire il loro rischio di investire in una startup innovativa. Il primo è una detrazione del 30%, con un tetto di un milione di euro all'anno. Ma da poco è stata introdotta un'ulteriore detrazione, addirittura del 50% fino a 100.000 euro all'anno. Non poco. Occhio direi che i massimali non sono per persone poco benestanti. Entrambe le detrazioni sono difficili da usufruire, sia dai lavoratori dipendenti che sono tanti e magari hanno solo piccole cifre da investire, sia da chi vive di rendita, cioè affitti o partecipazioni, ma magari ha tanto da investire e vuole solo diversificare vanno meglio per imprenditori e professionisti. Inoltre, l'incentivo al 50% è strutturato in modo tale da rendere impossibile investire tramite crowdfunding, che è preferibile se si vogliono fare piccoli investimenti, cioè 100-200 euro, ad esempio. Che fare? Intendiamoci, sono misure che vanno nella giusta direzione. Ma allora, perché non farle più semplici e funzionali? Sono ricalcate su analoghe misure che nel Regno Unito hanno funzionato molto bene. Ma nel Regno Unito ci investono 13,5 miliardi di euro all'anno in startup. In Francia 6 miliardi, in Italia solo 650 milioni. Le economie non sono così diverse, tocca allora fare qualcosina in più, quel qualcosina in più per raggiungerli. Ma c'è anche un'altra proposta. La fatta su Startup Italia per Luigi Paracchi, amministratore delegato di Genenta, detassa il capital gain di chi investe in startup e ha successo. Altrimenti, chi investe in startup e rischia tanto è trattato fiscalmente come chi investe in azioni che sono sempre più rischiose, ma meno delle startup. In media, una startup su 10 ce la fa. In Italia, in banca ci sono circa 1750 miliardi di euro depositati dagli italiani, che ormai non rendono più niente. Immaginate come cambierebbe il paesaggio italiano dell'innovazione se soltanto l'1% di quelle cifre ferme venissero investite in start-up e quanti nuovi posti di lavoro si creerebbero. Perché ve lo dico? Noi parliamo di start-up. Allora proviamo ad applicare un approccio innovativo. Ve lo chiedo perché tutti utilizzate i vostri canali per chiedere la stessa cosa. Se tutti chiediamo la stessa cosa, allora forse rischiamo di ottenerla, che dite? Beh, un'idea quella che ha detto Francesco, perché no? Mandiamo le nostre mail ai ministri e vediamo se succede davvero qualcosa, anche perché questa puntata, se ci avete fatto caso, è veramente una puntata di orgoglio italiano. Vi abbiamo fatto vedere, conoscere delle persone che veramente hanno tenuto alto negli ultimi anni il nome dell'Italia. Vincenzo Di Nicola che ha girato il mondo e poi è tornato a fare il responsabile di innovazione per l'Inps. Oppure il professore Longo in Irlanda, miglior professore dell'anno, no, Francesco? E poi il caso di Pandian con i suoi consigli, un imprenditore di successo, ma anche il caso di Zacconi, un altro imprenditore di successo che, caso strano, pensano esattamente la stessa cosa e danno un bellissimo messaggio. E Shopfully che è una soluzione per quello che è il problema dell'e-commerce che sta distruggendo il commercio tradizionale e loro invece riescono a difenderlo. Oppure Enel, un gigante che balla leggero come una libellula e genera un progetto interessantissimo e di grande speranza per il futuro come AvantShare. Molto bene. Allora andiamo verso la, la chiusura del programma. Ci trovate su tutti i social, mi raccomando, continuate a cercarci. Hashtag Startup Economy invece qui alle mie spalle, l'opera digitale con la quale chiudiamo abitualmente il programma, questa l'ha realizzata Matt Caine, che è un americano, che ha seguito le fluttuazioni del bitcoin in borsa, che come sapete come dire, è abbastanza volatile, per creare un'opera che si modifica a seconda delle oscillazioni. Quindi praticamente il bitcoin in movimento. Uh, come dire, messaggi del futuro. Nel frattempo, la sua opera vale più del Bitcoin, che sta intorno ai 55.000, la sua invece vale 100.000 dollari. Non male, vi ringraziamo di averci sentito, di averci ascoltato e visto. Ci vediamo domenica prossima alle 14 con Startup Economy.